Allora, intanto buongiorno a tutti. Massimo Bianco, sparato. Che sta la malattia. Intanto vedo il bollettino medico che penso sia importante. Insomma, ecco, questi sono i punti, i 3 punti che domani finalmente posso togliere, in modo che così ricominci a fare una vita normale, soprattutto la notte, che posso dormire. Io posso dormire solo così la notte. Perché qua c'ho i punti, a destra c'ho i punti, a sinistra qua c'è una tendinite calcificata da 2 anni, non ci posso dormire sopra, per cui è un po' una vita di merda questo periodo, però a parte questo, il motivo del video è per parlare della partita di questa notte tra Roma e Paris Saint-Germain. Niente, non ci sta niente da dire perché queste sono partite amichevoli che lasciano il tempo che trovano. E nel primo tempo abbiamo schierato diversi nazionali che però si sono uniti da 3 giorni, alcuni giocatori anche fuori ruolo, come Héctor Moreno, che sì, è vero che in passato ha fatto anche il terzino, però qual è la caratteristica del terzino di Eusebio Di Francesco? Quella di andare. Se lui non va, ovviamente lo interpreta in maniera bloccata, e per cui so da rivedere molte cose. Se può parlare di qualche singolo, a me per esempio nel secondo tempo la Roma è piaciuta un po' di più. Mi è piaciuto questa sfrontatezza di Gerson, che effettivamente stiamo vedendo che adesso sono ancora le prime amichevoli, però sembra un giocatore quantomeno che ci sta con la testa, un po' più motivato, un po' più aggressivo, che un po' più tenta la giocata. Infatti sul gol di Sadiq è stata eccezionale la sua giocata. Poi che tu vuoi commentare i calci di rigore, cioè, è chiaro che è un allenamento e bisogna ancora, non si è vista la Roma di Francesco, si è vista più magari in certe situazioni con i giocatori che hanno fatto tutto il ritiro. Per cui mi interessa più che altro invece commentare l'arrivo di De Frel. De Frel, che comunque è un giocatore che aspettavamo da febbraio. Allora, ci sono due chiavi di lettura per De Frel. La prima è che è un giocatore molto duttile tatticamente. Può fare, è stato preso per fare il vice Dzeko, perché sappiamo che comunque scusate se parlo ancora piano, perché comunque ho ancora problemi a fare lunghi dialoghi. È stato preso per fare il vice Dzeko perché sappiamo che Di Francesco vuole unicità dei ruoli, però all'occorrenza sa fare anche l'esterno destro. Allora, a me ieri mi veniva un dubbio che ne parlavo anche con voce degli ASR Music, ma è indubbio che Marez, o come cazzo si chiama, sia un giocatore di qualità, dove posso anche arrivare a spendere 30 milioni, ma più che altro perché posso spendere 30 milioni perché lo sto comprando da un campionato ricco. Io 45 non ce li spenderei mai, mai nella vita. Per me, se l'offerta non scende ai 30 che dice Monchi, per me può stare tranquillamente dove sta, perché con quei soldi o con meno anche ci prendo Suso dal Milan, che comunque è un giocatore buono, ottimo, un giocatore che già ha esperienza nel campionato italiano pluriennale, è un giocatore che comunque sa batte punizioni e a suo modo di risolvere le partite con assist, con gol, cioè è un buon giocatore. Perché? Perché tra l'altro lì su quella fascia tu c'hai comunque da trovare un ruolo a Florenzi, che ancora non si è capito bene. Allora, a destra in difesa c'ha due alternative, Karsdorp e Bruno Peres, quindi in teoria lì non dovrebbe essere impiegato Florenzi. A centrocampo comunque tu c'hai Pellegrini, Strootman, Nainggolan, Gerson, non vi sto dicendo in ordine, Gonalon e De Rossi. In teoria i 6 di centrocampo ci sarebbero, e Florenzi? In attacco, se tu mi compri due esterni destri, due esterni sinistri e due centravanti, e Florenzi? Per cui è evidente che Florenzi va atteso, deve ritornare in condizione. Però secondo me lì a destra potrebbe fare tranquillamente il titolare con Cengiz Under, di cui tra l'altro nei prossimi giorni, come sto mai, uscirà una canzone. Secondo me Cengiz Under potrebbe diventare titolarissimo per quelli che so i numeri che ha. Per cui tu le due alternative a destra ce l'hai. In più c'è De Frel che te può giocare sia lì che a destra, e che secondo me anche a sinistra. Serve andare a spendere 45 milioni per Marez? Ti ripeto, se è 30 è un altro discorso. Però io ci penserei bene. Cioè, facciamo delle spese oculate, ci sta ancora da comprare un terzino sinistro, un centrale di difesa, per cui stiamo attenti a come spendiamo, non perché voglio fare i conti in tasca, però è normale che il tifoso si preoccupa, perché noi non ci abbiamo dietro
i cinesi Termila o i magnati arabi che possono rilanciare su se stessi, ci dobbiamo stare attenti. Poi, discorso terzino-sinistro. Per me vanno bene tutte e due le alternative di cui si fa il nome. E il Lander 21 tedesco, di cui sinceramente non ricordo il nome, ma ricordo che inizia Gatti, è una buona alternativa perché è tedesco, quindi già quello è nazionale. Under 21, vabbè, però già per quello è una garanzia. Poi costa poco, eventualmente tra 2 anni, dici, ma tu stai a pensare a plusvalenze? Ci penso perché vorrei che la Roma diventasse una società ricca. Siccome Pallotta comunque fa questo tipo di gestione, è normale che il tifoso ce l'ha a pensare, perché vorrebbe una Roma forte nel tempo, non una Roma che quest'anno via 2-3 pezzi da 70 milioni e l'anno prossimo sparisce. Cosa roba, vabbè, è una garanzia, soprattutto se te giochi la Champions. Ovviamente che gli vuoi dire? Anche lui è ottimo tiratore di punizioni, ha una mina importante, è uno che sa spingere, per cui sarebbe sicuramente ottimo. E ultima annotazione, e con questa chiudo il video anche perché non gliela faccio più a parlare. Pallotta ha detto: ho capito che a Roma vincere un derby è quasi come uno scudetto. Pallò, sta attenzione.